Innanzitutto, come tutti i matrimoni che si rispettano, il settimo anno è un anno importante e per il Salone credo che lo sia, questa anche nuova sede lo dimostra, è un momento di cambiamento nella continuità e quindi penso che la scommessa sia stata vinta, basta vedere quante persone ci sono e diciamo anche la vivacità che viviamo nel Salone in questo momento. Poi questo è un anno anche importante perché coincide anche con l'arrivo di una nuova presidenza, quella di Tommaso Corcos, che abbiamo sentito ieri nel diciamo suo primo discorso di investitura, ha grandi ambizioni, una grande passione come tipica di Tommaso e quindi siamo molto fiduciosi che in realtà da questa settima edizione nascerà un nuovo ciclo ancora più di successo di quello di precedenza. Per come riguarda PIMCO, come ha detto lei, noi abbiamo sposato da subito, dal primo anno, l'iniziativa del Salone, è stata un'iniziativa che ci ha accompagnato nella nostra crescita, abbiamo visto crescere l'interesse della comunità, sia degli operatori, sia dell'industria, sia del paese, questo è sicuramente molto importante, ma è anche un momento di verifica, di analisi di quello che succede, quindi io penso che dopo due anni di grande successo dell'industria sia veramente ancora di più un anno in cui questo successo debba diventare un rilancio per qualcosa di diverso e di nuovo per il futuro. Indubbiamente è stato un anno dove, come sempre quando un anno è molto positivo per l'industria, si tende ad alzare la barra e pensare che possa essere ancora più positivo l'anno successivo. I mercati in realtà non hanno decisamente aiutato, anzi hanno rallentato molte delle aspettative, almeno per questo primo trimestre. Però per quanto riguarda noi posso dire che in realtà l'anno è iniziato bene, molto bene, noi avevamo una visione molto positiva sul credito, l'abbiamo mantenuta, addirittura rafforzata durante diciamo, il periodo più difficile, più volatile dell'inizio dei primi due mesi e marzo è stato un ottimo mese sia per le performance che per i risultati per quanto ci riguarda, quindi da questo punto di vista siamo contenti. Guardando più avanti pensiamo che il mercato sarà ancora volatile, ma tutto sommato non entrando in recessione negli Stati Uniti, che è una cosa in cui abbiamo creduto e che ci ha permesso appunto di trarre beneficio da questa nostra posizione, significherà che probabilmente settori come appunto ad esempio il credito saranno più beneficiati rispetto a settori come quello dell'azionario, dove probabilmente la volatilità peserà di più sui portafogli degli investitori, mentre per quanto riguarda il reddito fisso tradizionale governativo, beh, i tassi bassi indubbiamente porteranno l'investitore a cercare soluzioni diverse e come dicevo prima il credito può essere un ottimo porto di approdo. Non dimentichiamoci che tutti i segnali di disruption in realtà bisogna distinguere quello che noi chiamiamo il segnale dal rumore. Il rumore fa tanto appunto confusione ma non necessariamente si trasforma in fatti concreti, cioè questi pensiamo a RoboAdvisor, pensiamo ad altre di queste tech fin, di queste o fintech, come si dice, queste trend tendono a volte ad essere più degli slogan, però indubbiamente è un fenomeno che è partito e che si svilupperà. Allora, bisogna esattamente distinguere quelli che sono i punti di arrivo da quelli che è il percorso. Il percorso sarà molto diverso, i punti di arrivo sono probabilmente, almeno per quanto riguarda l'Europa, una maggiore disintermediazione del sistema bancario e questo indubbiamente aiuta il risparmio gestito perché è un naturale interlocutore diciamo sia dalla parte del risparmiatore, cioè degli investitori, che dell'emittente da questo punto di vista, più in Europa che in America dove questo fenomeno è già avvenuto. La seconda cosa, indubbiamente tutta la digitalizzazione del sistema aumenterà e il risparmio gestito può contribuire, addirittura può diventare protagonista. Non crediamo sinceramente che questo sostituirà il personal touch, cioè quella capacità dell'individuo, della persona di mantenere quella relazione, perché alla fine alla base sta la fiducia e la fiducia non può prescindere dall'elemento umano, secondo noi. Quindi non crediamo che fenomeni puramente tecnologici possano sostituire l'aspetto umano. Alla fine non si compra una merce che si consuma, qui si compra veramente una fiducia e un credito di fiducia nei confronti dell'investitore e questo si capisce soprattutto nei momenti più difficili, perché come dicevo prima la tendenza magari a fine gennaio, a febbraio di uscire, di ridurre le posizioni era molto alta, ma soltanto se c'hai fiducia e dall'altra parte c'è un'analisi attenta e approfondita
permette poi di non uscire, ma addirittura magari di rilanciare e poi godere a marzo dei risultati che ci sono stati. Quindi è un percorso difficile, ma la destinazione deve essere molto chiara da subito.